Raffaella Carrà e Maffucci, l'uomo Rai a Sanremo, hanno rifatto la scena del Titanic perché il loro festival è stato un disastro. Ascolti flop e noia. Un naufragio nel gelo. Ciappetti. Telefestival colati a picco e tele si salvi chi può. Buonasera, benvenuti a Striscia la Notizia da parte di coloro che stanno per concludere, vero, questa loro avventura annuale, cioè da parte di Ezio Greggio e da parte di lui, o non è lui, certo che lui, commosso, andante, motondoso in aumento, il signor Enzino Iacchetti, che raggiungo immediatamente. Come sta? Signor Ezio, come meno sta? Male che io e lei non ci separiamo. È vero, andiamo a vacanza insieme, lo sa. Puntata speciale, sì, anzi, sì. Specialissima per tanti motivi. Primo, perché abbiamo tutti i filmati inediti in questa puntata del sabato. Lulu! Dov'è Lulu? In Brianza. Le velive! Dov'è un pacco? Da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronta e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna e in città. Brave, brave, brave le nostre fanciulle. Grazie. Ma vorremmo darvi un ultimo saluto, un abbraccio, grazie. Beh, per questa un ultimo saluto, annata meravigliosa, quest'annata record. Un ultimo saluto. Adesso voglio dire, meno male dire, che c'è un po' un ferrettino da toccare. Che vengo a salutare. È stato un piacere perché, devo dire, fra le tante cose positive di questa trasmissione, annata record, quella nostra di quest'anno, l'aver visto queste ragazze crescere, passare del tempo con noi, ha capito? Fiorire, diventare sempre più brave, anche nella dizione. Recitare, insomma, è stata una... Ma anche lo studio, questo magico studio. Il nostro studio al quale vorremmo rivolgere l'applauso. Macchinisti, elettricisti, pochissimi. E Aldo alle luci con tutti i ragazzi. Il produttore, la produzione. La regia. Antonio Rizzi e tutti gli autori. Gennaro, Lorenzo, tutti quanti uniti, va bene. Tutti i reparti, insomma, che abbiamo... La Sarta, la Rina. Sarta, come dimenticare... Piazzatura Canora. Sì, scusi. Russell Crowe. Ascoltate, questa è la canzone di Russell Crowe, Thing I've Got to Change. Ebbene, ora ascoltiamo Black or White di Michael Jackson. If you're black or white. I due brani sono veramente uguali, l'unica differenza è negli interpreti. Jackson è diventato bianco, mentre Crowe, per la vergogna, dovrebbe diventare rosso. Tra gli ospiti di Sanremo, mi aiuti a dire Sanremo, Romolo! Uno dei personaggi più amati sicuramente dal pubblico giovanile è Alex Britti con due T. Bene, noi l'abbiamo incontrato in un posto, come possiamo dire, un po' strano. Vediamo. Ciao Alex! Venite al bagno con me? È proprio necessario, no? Perché possiamo parlare anche qui, No, ma devo fare pipì, sto scherzando. Ah, stai scherzando? Ah, nel senso che ti segui anche la telecamera. Però dentro il bagno magari no, eh. No, non è un bello spettacolo. Ma che è sto posto? Una catacomba? Magnifico, ora ti voglio te ritrovarci dell'attrezzo. Alex, ma non dovevi fare il bisognino? Adesso è libero. Ma aspettate. Ti aspettiamo sì, dipende da quanto ci stai, Evviva! Yahoo! Yahoo, com'è andata? Benissimo, è andata, guarda, non sai che esperienza. Tanto la prima di più bella della mia vita. Alex, ma che fai? Ti gratti? Che gratti? Che fare? State pronti a scrutare per forza qualcosa? Mi stavo grattando la pancia, non c'è niente di... Beh, a questo punto facci vedere l'ombelico, no? Che so, la carrà, scusa. Ma no. Dai, Alex, ti riaccompagniamo noi al tavolo. Sì, è meglio, eh?
Beh, adesso che hai fatto quello che dovevi fare, ti auguriamo buon appetito. Attento, Alex! Che botta! Ma, Alex, a Sanremo canti sono contento, ma dopo sta botta canto contento, mi sa che non sei. Bravo sto Del Piero che canta. Bravo, bravo, bravo. Il culto del sacro ombelico della Carrà è arrivato all'apice e a Sanremo impazzano i riti di gruppo. Ormai è diventata proprio una moda, una mania. Signori, continua la mania per l'ombelico della Carrà. Abbiamo qui una banda che in onore e in devozione è pronta a fare un inno. Maestro, musica, un, due, tre, via! E viva la Carrà! Per la Carrà che cosa non si fa? E viva la Carrà! La Carrà, direzione, ammirazione! La Carrà, per te che cosa non si fa? Incredibile! È la Carrà, devozione! Continua la mania per l'ombelico della Carrà. E allora, cari devoti, tutti qua riuniti, vogliamo l'ombelico del mondo! Signore, l'ombelico! Siamo calmi, siamo calmi. Facciamo, in senso di devozione, una strofa per la Carrà. Ripetete insieme a me. O Carrà dall'ombelico offeso. O Carrà dall'ombelico offeso. Non ti avessi mai offeso. Non ti avessi mai offeso. Se l'ombelico toccherai anche tu. Se l'ombelico toccherai anche tu. Farete l'amore da Trieste in giù. Toccate. Da Trieste in giù. E adesso toccate l'ombelico. Guardate anche i pizzaioli. E allora guardate in questo tempio musicale una canzone devota. E viva la Carrà! Attenzione, faccia pubblico con le mani. E viva la Carrà! Il nostro Sassà che ha visto, quando abbassa la testa così, c'ha l'ombelico della Carrà qua lui, non si sa come mai. Bene, siamo andati da Piero Chiambretti, il Chiambra Peluche nazionale, vero, per chiedergli che cosa ne pensa di questo spaventoso crollo dell'audience. Senti Piero, quest'anno l'ascolto del festival è veramente basso, eh? E diciamo che è quasi più basso di me, possiamo dirlo, questa piacerà molto. Eh sì, è un'annataccia. A Sanremo non crollano solo gli ascolti, crollano anche i cameraman. Certamente considerato. Attenzione! Mamma mia, che botta! È caduto da solo, eh! È caduto da solo! Fucci è certamente considerato. Attenzione! Non l'ho toccato! È caduto da solo, eh! È caduto da solo! Che non si dica che ho picchiato qualcuno, perché non è vero! Ha fatto un bel Siamo testimoni. Comunque, successo o non successo, il festival in una cosa riesce sempre a scatenare gli istinti peggiori della specie umana. Che pensi di questa idea di macchina? Guardate la penosa ed emblematica scena che si svolge dietro a Chiambretti. Quella signora ha visto una telecamera e allora che fa? Inizia a denudare il suo amico. Gli solleva la camicia indicandone voluttuosamente l'ombelico. Che scena raccapricciante! La signora insiste, guardate come lo palpa, a che cosa ci si può ridurre davanti a una telecamera. Niente, questi non si muovono da dietro. C'è la pellicola della Carrà qui, quello vero? Sì, come vedete Sanremo è un festival che porta qui la creme della creme. Ma quale creme della creme? Ma quale crema? Ma questo qui è un fetecchione con l'ombelico al vento, a quest'ora, con l'umidità che c'è a Sanremo. Ma per favore, va. L'imbarazzante esibizione del descamisato e della sua complice continua imperterrita. Ma guardate che roba! Ma tieni le mani in tasca! Ma mettile da un'altra parte! Ma lascialo in pace, povero disgraziato! Italiani, popolo di santi, navigatori ed eroi, ed ora, grazie alla televisione, pure di esibizionisti. Grazie, a tra poco con Dietro le Quinte Maledette. Rivedremo per intero le botte che ha preso il povero Staffelli durante la consegna del tapiro.
sottotono, e ci sarà anche l'ospite d'onore di questa sera. Chi è? Non può tirarsi su le maniche perché ce le ha già su. Chi è? Dica, dica. Beh, è arrivato Ricky Martin, sentite anche l'urlo delle carampane, vedete. È l'ultima volta che sento l'urlo delle carampane. Io mi preparo, mi insomma, preparo. Insomma, ne vedremo belle, ma delle belle che in confronto le nostre veline sono belle anche loro. Complimenti. Fra un attimo. Ciao, beh. Autorizzati da qualche responsabile della produzione.